Le chiedeva dell'energia nucleare pulita. Sì, mi fa molto piacere, rispondo immediatamente. Prego. Però chiudiamo un attimo, cioè chiudiamo, sì. Non si chiude mai per carità. Siamo d'accordissimo, i numeri sono numeri. L'Europa conta tra l'8 e il 10% a livello di emissioni climalteranti, quindi siamo d'accordo, il grosso del problema è fuori Europa. Siamo d'accordo, sono numeri incontestabili. Però attenzione che sempre troppo lentamente, ma in maniera inevitabile, la politica mondiale sta virando sempre di più sulla tassazione delle emissioni climalteranti. Questa sarà una costante, ripeto, sempre troppo lentamente, ma se uno guarda negli anni passati e fa appunto la scaletta, vede che la fiscalità si sta sempre di più concentrando sul fatto di far pagare le emissioni climalteranti. È inevitabile. Quindi io l'ho detto nel primo intervento, il ruolo della politica, soprattutto europea, è quella di rafforzare quello che al momento è ancora un provvedimento non completo, che è il Carbon Border Adjustment Mechanism, un nome infinito per dire una tassa alle frontiere. Carbon Border Adjustment Mechanism, appunto, è una tassa del carbonio alle frontiere, in maniera che i prodotti che arrivino dall'estero, che magari lì vengono prodotti, diciamo, a poco costo, però nel momento in cui entrano in Europa pagano una tassa che è proporzionale a quante emissioni climalteranti hanno generato. E questa è la realtà imprescindibile. L'Unione Europea e il resto delle politiche mondiali su quello sta puntando inevitabilmente. Allora io dico, l'ha anticipato un attimo Chieregato, ma spieghiamolo un attimino ancora. Se siamo dubbiosi sul passaggio a determinate tecnologie, che possono essere i veicoli elettrici, le pompe di calore, certamente sugli acciai abbiamo ancora molta strada da fare, ma se abbiamo dei dubbi, attenzione, rendiamoci conto che qui è una questione di sopravvivenza della nostra filiera industriale, perché arriveranno questi prodotti cinesi. La Cina è estremamente più avanti di noi sulla produzione di veicoli elettrici e fra 5-6 anni un italiano comprerà un veicolo elettrico non perché glielo dice la legge, ma perché gli converrà economicamente. Già da 2 anni l'Associazione Europea dei consumatori, quindi non sto parlando di politica, hanno già fatto il conteggio 2 anni fa prendendo i 10 anni di vita di un veicolo elettrico, conteggiando carburante, assicurazione, manutenzione eccetera eccetera, già 2 anni fa il costo complessivo decennale di un'auto elettrica era inferiore dell'equivalente di un'auto termica. Anche questo è inevitabile, fra qualche anno i cittadini italiani compreranno auto probabilmente cinesi perché gli conviene. D'altronde, invito sempre chi vuole approfondire, ho fatto un video 1 mese fa con un'associazione che prendiamo i programmi industriali di Volkswagen, BMW, Mercedes, Renault, eccetera, eccetera. Queste case automobilistiche hanno già dichiarato loro, senza aspettare la politica, che stanno transando all'elettrico e non aspettano il 2035, stanno investendo somme elevatissime perché sanno che il futuro dell'auto elettrica, perché l'efficienza di un'auto elettrica è 3 volte superiore dell'efficienza di un'auto termica e anche questo è un dato assolutamente scientifico. Quindi se non vogliamo far chiudere le nostre filiere industriali è bene che le accompagniamo il più velocemente possibile, e questo è il ruolo della politica italiana ed europea, che accompagniamo queste trasformazioni, smettiamola di litigare tra di noi, di sgolarci tra di noi e accompagniamo le aziende verso quello che è il futuro, altrimenti facciamo come quei produttori di ferri di cavallo che 2 secoli fa si opponevano all'arrivo dell'automobile perché producevano ferri di cavallo. Il passato è passato. Solo un accenno anche al discorso dello scioglimento dei ghiacciai. Attenzione, il generale ha detto giustamente che è un grosso problema. Io integro dicendo che è un problema perché si effettua quello che si chiama un effetto di feedback positivo, cioè amplifica, perché il ghiacciaio, essendo riflettente, riflette la luce solare. Se io ho tanto terreno coperto da ghiaccio, quel terreno si scalda poco perché il ghiaccio riflette il sole e lo rispedisce nello spazio. Sciogliendoci i ghiacciai si moltiplica, non solo si alza l'acqua dei mari, ma si moltiplica l'assorbimento del calore nel terreno.
e abbiamo una totale incognita sulle grandi correnti oceaniche. Le correnti oceaniche si stanno modificando e nessuno sa cosa succederà, ma probabilmente non cose, non cose simpatiche. Sul nucleare? La corrente del Golfo e poi anche addirittura Nino, l'Inghilterra potrebbe avere tra un po' un clima, diciamo. Stiamo facendo le cavie a livello globale senza sapere cosa succederà. Ma veniamo al nucleare. proprio lei, direttore, mi è testimone che qualche mese fa a uno di questi interventi io mostrai questo sito, che è uno dei siti principali delle associazioni degli scienziati, perché noi continuiamo a ripetere che noi ci muoviamo in base a quello che dicono gli scienziati, ok? Io in quell'occasione lo feci vedere il decalogo. Allora, distinguiamo, perché giustamente bisogna essere precisi, c'è il nucleare da fissione e c'è il nucleare da fusione. Allora, sul nucleare da fissione leggo papale quello che scrivono gli scienziati. Gli scienziati, ripeto, il sito è Energia per l'Italia e sono l'associazione degli scienziati italiani. L'energia nucleare non è la risposta giusta alle crisi, non si tratta di una fonte verde, perché è vero che non si genera CO2 nel momento della produzione elettrica, ma se ne genera moltissima per processare il combustibile. Ricordo a tutti che per fare 4 tonnellate di uranio arricchito si devono lavorare 8 milioni di tonnellate di terriccio. Bisogna lavorare 8 milioni di tonnellate di terriccio per ricavare l'uranio per far funzionare una centrale. E l'uranio non è una risorsa rinnovabile, non ne abbiamo molto. L'uranio non è una fonte di energia rinnovabile, le scorte di combustibile sono limitate, il problema delle scorie non hanno ancora una soluzione, e io ho fatto 10 anni in commissione, non siamo andati avanti, non va avanti, nessuno al mondo ha un deposito per le scorie di terza categoria, sono più pericolose. Sulla fusione, la fusione, per carità, ammesso e concesso che non è completamente priva di radioattività, però comunque dura poco, quindi va bene. Per carità, però sono 30 anni che gli scienziati continuano a dire fra 15 anni abbiamo la fusione, fra 15 anni abbiamo la fusione. Quindi i soldi europei, i soldi mondiali per la ricerca ci sono ed è giusto spenderli ed è giusto ricercare, perché la fusione appunto non è la fissione, è completamente diversa, quindi teoricamente ci potrebbe dare questa energia. Però ricordiamoci due cose essenziali. Primo, il rapporto costo benefici. Io personalmente sono convinto che non raggiungerà mai un costo al kilowattora del fotovoltaico, perché il fotovoltaico è maledettamente economico e maledettamente scalabile. Quindi anche riuscissimo ad avere la fusione, non avremo un rapporto costo-produzione come quello del fotovoltaico. E poi l'altra cosa essenziale, il costo della centrale. Centrali gigantesche che verrebbero gestite solo da oligopoli. Centrali gigantesche, nel senso che costano barche miliardi di euro, sarebbero preda solo dell'oligopolio, mentre 3 kW sul tetto ce la possiamo avere tutti di fotovoltaico. Bene, grazie. Alluvioni, speriamo.